comprato un pezzettino di Aristan, con la parte dietro rossa, che è la parte più tenera, all'Eurospin, l'ho pagato 4,26, lo vedete, 4,26, 5 euro al chilo, era in offerta, quindi adesso con questo qui faccio da mangiare scaloppine per tutti, però devo farne solo 3 porzioni, quindi ne userò metà. Faccio delle scaloppine al vino bianco, che non è una ricetta banale, perché farle è facile, ma farle bene è un po' meno. Naturalmente, se non volete usare questa carne qui, che magari è un pochino più grassa, usate l'aresta più magra, usate il petto di pollo, la fesa di tacchino, le scaloppine di vitello, il canguro, usate quello che volete. Faccio vedere la scaloppina, guarda, vengo io. Ecco, vedete? Questa ha un filino di grasso appena appena. Questo deve essere lo spessore, la dimensione, perché poi dopo noi andiamo a batterla, anzi la battiamo subito, così vi faccio vedere come si fa. O la allargate con le mani, così. Alla pizzaiola. Nel frattempo ho messo a bollire dei cavolini Bruxelles tagliati a metà con delle fettine di carote, cottura 20 minuti, acqua bollente con dentro un cucchiaino di aceto nell'acqua che preserva il colore e il sapore. Scaloppine vanno battute perché vedete come sono grosse, le ho tagliate grosse apposta. Allora si mette sull'asse con sotto magari un qualcosa per attutire e col baticarne, magari non un bestione del genere, anche più piccolo, si batte, ma non si prende la scaloppina in mezzo, bisogna prenderne un pezzo e si va verso l'esterno. E si fa il giro della scaloppina, si batte e si esce, si batte e si esce, si batte e si esce e la scaloppina è battuta. Prendete una padella qualsiasi, con olio di semi, tanto poi dopo lo tiriamo via. Abbastanza abbondante, perché? Perché dopo lo tiriamo via. E lo mettiamo intanto a scaldare sul fornello. Intanto che si riscalda, prepariamo della farina. Una farina da battaglia, una 0 o una 00, perché dobbiamo infarinarci le scaloppine. Importante, se non volete che vi faccia tutte le patacche dentro nel sugo, i grumi eccetera, la carne deve essere asciutta, altrimenti la dovete asciugare. Se per caso è surgelata o se la vedete bagnata, la dovete asciugare, così va già bene. Intanto le mie verdure si sono cotte, quindi le pesco. Perché le pesco? Le pesco perché se eventualmente ci sono dentro delle bricioline di terra, di sabbia che non abbiamo visto con il lavaggio, restano nell'acqua, e perché se noi li scoliamo così facciamo meno di scassarli, perché se le buttate dentro uno scolapasta così calde la metà li sfracellate tutti. E me le tengo qui coperte in caldo per dopo. Vedete che è asciutta la carne, è importante questa cosa, perché se bagnata dopo vi fa i patacconi di farina nella salsa. Infariniamo le nostre scaloppine. Vedete l'infarinatura? Com'è delicata? Ecco, vellutata. E la mettiamo nell'olio caldo, dobbiamo rosolarle. Ecco, ne fate 2, 3, 4 alla volta, secondo la grandezza della padella. Ecco, non devono essere fritte, devono essere rosolate. Quando vedete che incomincia a imbiancarsi i bordi e a venire fuori un pochino di sangue e di siero, le girate. Quando sono un po' rosolate anche dall'altra parte, non devono essere molto cotte, perché tanto le cuciniamo dopo. Via, scolare l'olio in eccesso e andiamo avanti a soffriggere le altre scaloppine. Ve lo ripeto ancora perché è importantissimo, la carne deve essere asciutta e ben infarinata, così raccoglierà solo la farina che serve, deve sembrare velluto. Buttiamo via tutto l'olio che è rimasto nella padella, scolato per bene senza lavarla. Buttiamo via anche tutto l'olio che potrebbe essere rimasto attaccato alle scaloppine, così ora abbiamo sgrassato per bene le scaloppine e abbiamo tirato via anche tutto l'olio. Pezzettino di burro, perché la scaloppina al vino chiama il burro, però se volete andare avanti con un po' di olio d'oliva è lo stesso. Ci aggiungo le mie scaloppine, tutte. Un po' di sale, senza esagerare. Un po' di pepe, esagerate pure. Se non volete che si veda il pepe, usate il pepe bianco, ma io uso quello nero perché ho solo questo. Le girate un attimino, le fate insaporire bene, belle rosolate. Vino bianco, usate un vino bianco che abbia un po' di sapore, un Müller Thurgau, un vino bianco bello, di quelli un po' scuretti, saporiti. Io uso addirittura un prosecco, non c'è bisogno di esagerare col prosecco, però questo bevo. È molto buono, la scaloppina. Questa è la base. Naturalmente al posto del vino bianco ci potete mettere, ne ho messo un bel bicchierone, ci potete mettere il limone, il succo d'arancia, l'ananas, qualsiasi tipo di condimento vi vogliate mettere, perché la parte iniziale della ricetta, quella è per tutti i tipi di scaloppine. Vedete che io muovo le scaloppine adesso e la farina
che era attaccata alle scaloppine, si libera e vedete che non ci sono grumi, non ci sono patacche di farina, è perfetta, la carne è bella rosolata. Ecco, la giriamo un paio di volte e si deve asciugare il vino. Asciugato il vino ci metto mezzo bicchiere d'acqua, anche meno, appena appena. Facciamo riscaldare bene, sciogliere bene. Allora, ci metto le verdure, i miei cavolini e carote. Naturalmente se li volete fare trifolati, saltati in padella, glassati al burro, in agrodolce, fateli un po' come volete. Nel mio canale trovate la ricetta delle verdure in agrodolce, trifolate, tutte le verdure che volete. Ecco, anzi, ne metto un po' di più che c'ho fame. Ci metto le mie scaloppine. Si vedono i grani di pepe, ma chi se ne frega. Ecco, scaloppina, scaloppina. Un pochino di salsina sopra la carne, un po' di sesamo sulle verdure o semi di lino, quello che volete, un pochino di prezzemolo facoltativo, però ci sta bene, sulle scaloppine, fresco, appena tritato. Taglio tre scaloppine a testa, spessore circa mezzo centimetro, poi battiamo. Vi faccio vedere come fare delle scaloppine al vino bianco, che non è una ricetta banale, pericoloso questo così. Ah, prova. Oh Beatrice, mi senti? Prova. Parlami d'amore, Mario. Stai registrando, ma... Come si battono le scaloppine? Voi direte, ma chi ce lo fa fare? Ma invece è importante. Si batte e si va verso l'esterno, si sta verso la parte più, verso il bordo. Si batte e si va verso l'esterno.